Ehi Veronica, hai sentito la storia di Ehud, il condottiero che con grande astuzia ha sconfitto il nemico e liberato il popolo degli israeliti? Sì, ho sentito, ma pare che ci sia un nuovo re che minaccia Israele. Ah sì? Chiediamo allora a Don Mirko come va avanti la vicenda. Va bene, dai, Don Mirko. Ciao, ciao Veronica, Ciao. ciao Ale, Ciao, ciao, ciao. ciao, Di cosa stavate parlando? ciao. Stavamo parlando che ci aveva accennato l'ultima volta che dopo Ehud, cioè, c'era un altro re Ah, che certo, minacciava sì. Abbiamo Israele. visto come Ehud ha Ehud? risolto un Sì. problema. Ha ucciso il re Eglon, il capo dei Moabiti, che era un antico popolo. Però, finito, il percorso, l'episodio di Ehud, alla morte di Ehud, il popolo torna a fare ciò che è male agli occhi di Dio, e quindi Dio suscita un altro re. Questa volta è un re del popolo dei Cananei che si chiama Yabin, e il suo generale si chiama Sisara o Sisara. Siamo arrivati al libro dei giudici nei capitoli 4 e 5 e vi dico subito che i grandi personaggi di Israele che combatteranno contro questo nuovo re si chiamano Deborah e Barak, quindi una donna e un uomo. Siamo appunto al capitolo 4 del libro dei giudici. Ehud era morto. E gli Israeliti ripresero a fare ciò che è male agli occhi del Signore. Il Signore li consegnò nelle mani di Yabin, re di Canaan, che regnava ad Asor. Il capo del suo esercito era Sisara. Gli Israeliti gridarono al Signore, perché Yabin aveva 900 carri di ferro e da 20 anni opprimeva duramente gli Israeliti. Madonna, perché 900 carri di ferro? Hai fatto bene, Veronica, a sottolineare questo che è l'aspetto forse più importante nella descrizione di questo popolo. Il re Yabin e il suo popolo hanno 900 carri di ferro. I carri di ferro sono una nuova arma, per quel tempo potentissima. È l'epoca in cui il ferro è il metallo che fa la differenza negli scontri. E quindi il ferro ha superato il bronzo, anche per chi studia le epoche della storia. E avere delle armi di ferro, dei carri di ferro, vuol dire avere una vittoria praticamente assicurata. Se poi tenete presente che questo qui ha 900 carri di ferro, è come dire che il popolo di Israele non aveva nessuna possibilità di poter resistere a questo popolo che infatti, dice la Bibbia, da 20 anni opprimeva duramente gli israeliti. Ci sono alcuni passi della Bibbia nei quali si dice che quando un popolo opprimeva un altro popolo, era vietato a questo popolo oppresso di possedere strumenti di ferro, di possedere spade, lance, di possedere oggetti in metallo per il combattimento. Era vietato. Quindi immaginatevi, abbiamo un popolo che minaccia Israele con 900 carri di ferro, un esercito imbattibile. In quel tempo era giudice di Israele una donna, una profetessa, Debora, moglie di Lappidot. Ma in che senso deve essere una profetessa? Io ho sempre sentito parlare di profeti, non di Sì, e profetesse. infatti anche la tua domanda, Alessandro, è molto interessante perché qui si dice che Debora è una profetessa e vedremo nel seguito della vicenda come in realtà più che profetessa, cioè indovina, o come potremmo intendere noi, Debora è davvero una donna che organizza un combattimento, che organizza una battaglia, che organizza la salvezza per Israele. Nella Bibbia troviamo riferimento certamente ai profeti, ma anche a delle donne appunto chiamate profetesse. Ed è interessante notare in questo episodio, e ne troveremo almeno un altro nel libro dei giudici, come delle donne abbiano risolto delle situazioni che per Israele sembravano senza via di uscita. Dove gli uomini sono pieni di timore, si arrendono oppure sono senza speranza, intervengono le donne e portano la vittoria al popolo. E questa cosa che potrebbe suonare strana anche ai nostri tempi, figuratevi quanto più era strana in quella società antica nella quale la donna contava davvero poco. Per cui è interessante come nella Bibbia troviamo delle pagine che assolutamente esaltano delle figure femminili molto di più rispetto a quello che era l'andazzo di quel tempo antico. Quindi, Meno male, cioè, esattamente, voglio dire. brava, brava Veronica. Allora, leggiamo proprio il testo per vedere la grande figura di questa Debora.
Deborah sedeva sotto la palma tra Rama e Betel, sulle montagne di Efraim, e gli israeliti salivano da lei per ottenere giustizia. Ecco, qui già, Alessandro, abbiamo una piccola risposta alla tua domanda. È una profetessa, nel senso che lei è una sorta di capo del suo popolo, di leader del suo popolo, quindi amministra la giustizia, è consultata per tante questioni e prende lei stessa l'iniziativa per far sì che il suo popolo si liberi dalla morsa del popolo nemico, dei cananei. E infatti cosa fa questa Deborah? Mandò a chiamare Barak e gli disse: sappi che il Signore Dio di Israele ti dà quest'ordine, va, marcia sul monte Tabor e prendi con te 10.000 figli di Neftali e figli di Zabulon. Io attirerò verso di te Sisera, capo dell'esercito di Yabin, con i suoi carri e la sua gente, che è numerosa, e lo consegnerò nelle tue mani. Qui abbiamo un altro aspetto della realtà di Deborah. Deborah, da profetessa, riporta le parole di Dio. E Dio ha fatto capire a Deborah che è il momento di combattere contro i nemici. Dio ha fatto capire che vuole che questo Barak diventi la guida del popolo, dell'esercito, un esercito di 10.000 uomini, figli di Neftali e figli di Zabulon, che sono i nomi di due delle tribù di Israele. Insomma, tutto è predisposto da Dio, addirittura anche quello che succederà: attirerò verso di te, presso questo torrente, tutto l'esercito, e tu gli farai un'imboscata e li ucciderai e vincerai questo scontro. Tutto è predisposto da Dio tramite la profetessa Deborah. Solo che cosa succede? Barak rispose a questa Deborah: se vieni anche tu con me, io andrò, ma se non vieni, non andrò. Davvero, in maniera molto lapidaria, Barak ammette di non avere coraggio. Per qualche motivo, insomma, Barak non se la sente. Dice: solo se tu verrai con me, io farò questa missione che sembra una missione impossibile rispetto a questo popolo così forte. Se tu non vieni con me, io non andrò. Deborah risponde: bene, verrò con te, però non sarà tua la gloria sulla via per cui cammini, perché il Signore consegnerà Sisera nelle mani di una donna. Quindi Deborah davvero, insomma, mette il puntino sulle i e dice: d'accordo, io ti do una mano, però sia chiaro che la vittoria verrà attribuita a me e non a te, che sei una persona che si sta rivelando debole, una persona un po' vile, un po' vigliacca. A questo punto Barak si organizza, si fa coraggio, chiama i 10.000 uomini e tutto è pronto per lo scontro. E infatti, ecco qui, si dice al versetto 15: il Signore sconfisse davanti a Barak Sisera con tutti i suoi carri e con tutto il suo esercito. Sisera scese dal carro e fuggì a piedi. Ma scusa, perché il Signore? Ecco qui, se tu... Come tu hai notato bene, Veronica, il soggetto di questa vittoria è il Signore, cioè il Signore sconfisse l'esercito nemico, quando sarebbe giusto dire Deborah e Barak. Però nella lettura tipica che fa la Bibbia degli eventi è il Signore che gestisce tutto quello che succede. Quindi la vittoria è merito del Signore, la punizione, la sconfitta è punizione mandata dal Signore. Tutto viene riferito in prima persona a quello che vuole e che fa Dio. E quindi non è strano, ma assolutamente normale nella Bibbia, trovare espressioni come questa: il Signore sconfisse l'esercito dei nemici. Proprio perché la lettura della Bibbia è particolare e Dio è sempre al centro delle vicende. Barak inseguì i carri e l'esercito nemici. Tutto l'esercito di Sisera cadde a fil di spada, non ne scampò neppure uno. Potete sottolineare anche questa espressione, non ne scampò neppure uno, perché è tipico del modo di raccontare le vicende, le guerre della Bibbia, ma anche di tutte le epopee dei popoli antichi. Non scampò neppure uno, cioè le vittorie sono sempre totali. Qui è chiaro che è esagerato dire che non ci fu nemmeno un superstite. La Bibbia ha dei toni spesso enfatici, noi diciamo iperbolici, esagerati. Anche questo è un modo tipico di raccontare una vittoria. La nostra vittoria è stata una vittoria totale. Non è scampato neppure un soldato dell'esercito nemico. O meglio, ci dice il racconto proseguendo nella lettura, era scappata una persona. Al versetto 17 troviamo
questa espressione. Intanto Sisera era fuggito a piedi verso la tenda di Giaele, moglie di Cheber il Kenita, perché vi era pace fra Jabin, re di Asor, e la casa di Cheber il Kenita. La Bibbia ci dice che il capo dell'esercito nemico si era messo in salvo ed era fuggito. E in un resoconto di battaglia il fatto che il capo dell'esercito fugga è davvero qualcosa di scandaloso, è una cosa vergognosa, e infatti vedremo che la sua sorte non sarà esattamente felice. Insomma, questo Sisera era fuggito e andò presso delle persone, un popolo che in quel momento era in pace con lui, con il suo popolo, quindi cerca in qualche modo di andare e di salvarsi presso degli alleati. Entra in scena un'altra donna, ecco Veronica, qui c'è un'altra donna che si chiama Giaele, che uscì incontro a Sisera e gli disse: fermati mio signore, fermati da me, non temere. E quindi dice: ti accoglierò io nella mia tenda. Egli entrò da lei nella sua tenda ed ella lo nascose con una coperta. Quindi sembra che questa donna Giaele voglia davvero il bene di Sisera, lo nasconde nella sua tenda sotto una coperta. Egli le disse: dammi da bere un po' d'acqua perché ho sete. Ella aprì l'otre del latte, gli diede da bere e poi lo ricoprì. Notate che a questo punto si fa coraggio anche Sisera e non solo chiede, insomma, di essere nascosto in questa tenda, ma chiede da bere un po' d'acqua. E la donna Giaele non gli dà dell'acqua ma gli dà del latte, quindi si comporta in maniera davvero cortese, davvero disponibile, più ancora della richiesta. Quindi sembrerebbe che tutto andasse bene. Allora Sisera prende confidenza con questa donna e le dice: stai all'ingresso della tenda, se viene qualcuno a interrogarti dicendo c'è per caso qui un uomo, tu dirai nessuno, coprimi, non dire che sono qua dentro, così potrò avere salva la vita. Ma Giaele cosa fece? Prese un picchetto della tenda, impugnò il martello, venne pian piano accanto a lui e gli conficcò il picchetto nella tempia, fino a farlo penetrare in terra. Egli era profondamente addormentato e sfinito, così morì. Ma perché prima lo accoglie, gli dà da bere anche il latte e poi lo uccide? Sì, guarda, di per sé non saprei darti una risposta. È certo che nella Bibbia non dobbiamo cercare esempi a tutti i costi di moralità nelle vicende dei personaggi e negli atteggiamenti. Qui ad esempio Giaele ha fatto qualcosa di tremendo, ha fatto finta di accogliere, di mettere in salvo questa persona che fuggiva da una morte certa e poi di sua iniziativa ha ucciso a tradimento questa persona, che era tra l'altro una persona importante, era il capo dell'esercito dei nemici, ma certamente l'ha uccisa a tradimento, anzi dopo averla accolta, dopo averla in qualche modo aiutata, approfittando del fatto che Sisera fosse addormentato e sfinito, lo ha ucciso con un picchetto della tempia, quindi una morte atroce, particolare. Ecco, non è questa la questione, direi che compare ancora una volta il ruolo da protagonista di una donna. Come prima Deborah ha chiamato a raccolta l'esercito e ha fatto coraggio a questo Barak che era un po' riluttante, e in fondo la vittoria è merito della profetessa Deborah, adesso entra in campo un altro personaggio, questa Giaele. Anche lei è una donna, e quindi vedete, è una donna, è confinata nella tenda, che è il regno un po' della donna, eppure nella tenda questa donna fa la storia, perché è nella tenda che uccide il capo dell'esercito nemico e quindi certamente procura una vittoria per Israele. Ed ecco, alla fine dice il testo, sopraggiungere Barak, che stava nel frattempo inseguendo Sisera. Giaele gli uscì incontro e gli disse: vieni e ti mostrerò l'uomo che cerchi. Quindi questo Barak, che prima era un po' vigliacco, che poi in maniera riluttante ha creato un esercito, adesso arriva in ritardo alla ricerca di Sisera per ucciderlo e scopre che questo uomo è già stato ucciso da una donna. Sarebbe normale per un capo di un esercito uccidere in battaglia il capo dell'altro esercito, e si scopre invece che il capo dell'esercito nemico è stato ucciso da una semplice donna che stava in una tenda. Vedete quindi un po' come, penso, anche il racconto biblico voglia sottolineare il ruolo delle donne e dire che anche loro sono protagoniste della storia, anche quando
per convenzioni sociali o perché l'epoca insomma era diversa dalla nostra, le donne erano tenute in poco conto. Mi sembra davvero un brano molto interessante e molto bello.